Dovremmo stare in questo cerchio per 24 ore e vedremo effettivamente chi resisterà alle sfide assurde. Mi raccomando, se volete tipi del genere, almeno 15.000 mi piace. Detto questo, che la sfida abbia inizio. La sfida consisterà nel chi gonferà meno palloncini tra legato per le prossime 3 ore. Partono 60 secondi da adesso. Vai, quindi il primo. Ok, vai, bravissimo. Mamma mia, quanto è complicato. Facci vedere come lo chiude. Ok. Fai un po' schifo anche okay. Il palloncino. Ecco il primo. Ok, vai col secondo. È scorreggiato, che schifo, Fili. Che puzza. Okay. Mamma mia. Ok. Che cretino. Ok, manca da adesso 30 secondi. Okay. No! Cavolo, hai solo un palloncino, eh? Ok, vai, fili, vai, allora, vai. Non c'è scritto nella sfida che può essere grande o piccolo. Okay. Abbiamo due palloncini, grande Fili, ne abbiamo uno qua, ok, e l'altro lì. Vai, Fili, mancano 10 secondi. Chiudilo. Okay, un altro. Perfetto. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Legato! Jenny, non vai! 4. Ok, va bene, 4 palloncini in 60 secondi fatto. Via la sfida! Vai Robby! Okay. Ok, vai. Devi riuscire a legarlo molto bene, Molto bene. Ok, uno fatto, uno via. Ok. Oh, è caduto, è caduto. Stai perdendo veramente tanto tempo, eh. Vai, gonfia. Vai. Ok, fatto due. Hai esattamente 20 secondi di tempo ancora per gonfiarne. Devi gonfiarne di più. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Come me! Ok, dai, non vale così. Tocca a Jenny, che è piccolina. Vai, il tempo scorre. Wow, veramente interessante. Davvero, veramente interessante, cara Jenny. Vai, Jenny. Dai, direi che la sfida. Mi dispiace, cara Jenny, ok? Mi dispiace. E quindi la sfida l'abbiamo vinta io e Robby. E Jenny dovrà essere legata per le prossime 3 ore. Qui abbiamo la bellissima fotomodella Jenny in tutta la sua bellezza, pronta a legare la sua splendida gamba con lo scotch! Ok. Poverina. No, povera. Ti dispiace. Oh no. Anche le dita vuoi legare, non l'ho capito. E poi basta. Ok, l'ultimo. E abbiamo fatto l'opera d'arte. Come ti senti, Jenny? Legata. E Jenny dovrà restare così per le prossime 3 ore. Ci vediamo a pranzo perché mi è venuto un certo l'angolino, eh. Come si sta? Tutto bene? Orribile. Posso solo fare così. Questo. La seconda sfida si tratta di aprire le buste di patatine senza le mani. Chi vince si guadagnerà la sedia per le prossime 3 ore. Partirà con la sfida Robby e vedremo se in 5 secondi riuscirà ad aprire il pacchetto delle patatine. Vai! Ce l'ha fatta! 3, 2, 1, vai! È tempo scaduto! Mi dispiace! Non è giusto, non le perderò tutte! Vai, Fili, hai 5 secondi! 1, 2, 3, 4, 5! L'hai aperto? Non l'hai aperto! Indovinate chi avrà la sedia? Sono io! No! Fonzi sfiniti ed è arrivato il momento di aspettare il pranzo, quindi ci vediamo tra poco. Bene, siamo qui da praticamente tutta la mattinata.
Sta diventando insostenibile. Davvero pesante. Ho bruciato come un cosa. Sacco di calorie. A parte questo, io ho la sedia. A parte questo, è il momento per noi di pranzare. Come facciamo a pranzare senza uscire dal... Ho una bellissima idea. Secondo me dovremmo ordinare tramite Just... Aspetta, e come fa ad entrare qua? Noi non possiamo uscire a prendere dalla porta. Chiederemo gentilmente che può entrare in casa e darci la roba. Giusto, giusto. Non ci prende per pazzi, secondo te? Assolutamente sì. Ok raga, mi stanno praticamente chiamando. Dovrebbe essere il fattorino e dovevo chiedere praticamente di entrare in casa, perché noi non possiamo uscire da questo cerchio. Pronto? Sì, ascolti, può entrare lei direttamente perché noi non possiamo uscire. Grazie. Ok raga, dovrebbe arrivare tra 3 secondi il fattorino, mamma mia. Buonasera. Ma perché avete fatto entrare qua dentro? Perché è un video, siamo diciamo degli youtuber. Vabbè, l'importante è... È stato veramente troppo cringe come cosa. E quindi è arrivato il momento di pranzare. Sì, pranziamo con pizza o al Wild West, perché siamo alla Zoo Squad. Il problema è mangiare così. Questa è mia. Ok, questa è sua. Come taglio la pizza? Così? Scusate se la taglio con le forbici. Cosa sto vedendo? Allora, questa non è una sponsor parte 2. Siamo solo Wild West e pagateci, grazie per lo sponsor. Infatti, quindi È arrivato il momento della sfida. Praticamente chi inserirà la mano dentro la scatola dove ci sono gli insetti e prenderà la molletta vincerà questa sfida. Pronte? No. Assolutamente sì. E chi sarà più coraggioso della tre Zoo Squad? Io credo di essere il più coraggioso. No, sto scherzando, assolutamente no. Pronti? Ma hai visto le tracce lì? Riprendi proprio la terra di ASMR. Ma la stanno spostando la molletta. Il nostro eroe sarà pronto, senza uscire ovviamente dal cerchio, di prendere quella molletta lì che è piena di insetti che vedete dall'alta telecamera. Fidi, sei pronto a questa sfida? A mettere la mano nei nostri amichetti, amici, Giorgio. Vabbè, ma si vive una volta nella vita, giusto? Aspetta, vai, 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 vai. Dai, è stato un po' semplicciotto, okay. Solo che mi sono sentito al verme vicino e comunque la sfida l'ho vinta io. Adesso ci provo io, perché voglio provare anche a vincere la sfida, giusto? Ma sei pazza! Chi è più coraggioso? Io mi sento... Sì! No, Fili! No, sei autocomplicata, non volevo, ti giuro! No, Fili! Adesso come fa? Dai, è nella parte in cui non ci sono! No, ce ne sono due! Non uscire dal cerchio, mi raccomando, se lo perdi. Aiuto. Ah, è uscito un verme da lì. Vai, è tua. È tua prossima. Che schifo. Oh, sto per uscire dal cerchio. Che schifo. Ok, complimenti. Ti sei veramente superata. Vuoi provare? No. Non vinci la ricompensa. Guarda, non la vinco. Vado a letto senza cena.